E anche oggi arriva Rudolf. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Anche oggi un video dedicato alle renne. Voi sapete che io ogni anno mi fisso su dei particolari per Natale. C'è stato l'anno degli alberelli, c'è stato l'anno delle palline, c'è stato... quest'anno è l'anno delle cose naturali e delle renne. Quindi pigne come se non ci fosse un domani e renne come se non ci fosse un dopodomani. E quindi anche oggi arriva Rudolf e arriva sotto forma di una card simpaticissima, molto molto semplice da fare anche con i più piccoli. Prima di passare però di là sul piano da lavoro, vi ricordo che se vorrete supportare Arte per te potrete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate in home page, e di questo, se vorrete aiutarci, vi ringrazio enormemente. Vi spiego in questo video, che vi invito a guardare, il perché di questa novità, e soprattutto mi preme ringraziarvi sia che vogliate partecipare all'iniziativa, sia che invece non vogliate perché non possiate, perché non siete d'accordo, perché non rientra nelle vostre idee. Va bene lo stesso, io vi ringrazio anche solo perché siete qui a guardarci pure oggi. Mentre ci sono, vi invito anche con estremo piacere a seguirmi su Instagram, in cui troverete tutte le anticipazioni fotografiche della programmazione di Arte per te, ma non solo, troverete anche le anticipazioni degli argomenti trattati nei miei altri due canali, in cui di conseguenza vi invito su Ombretta, il mio canale di lifestyle, e su Due Cuori Una K, il canale che insieme a Gabriele, il mio maritino, parla esclusivamente di cucina e derivati. Bene ragazzi, detto ciò, adesso basta, non parlo più, ci spostiamo velocemente sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra Rudolf card. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra Rudolf card. Innanzitutto ci occorrerà una buona attaccatutto. Mi chiedete sempre dove comprarla, finalmente l'ho trovata su internet, vi metto il link qua sotto, così che tutti possiate avere la colla aceto vinilica a presa rapida. Ha vari nomi, attaccatutto, block, ma è sempre la stessa, la riconoscete dalla confezione lunga con beccuccio, vi metto il link qua sotto. E ci togliamo il cruccio, ecco, abbiamo fatto la rima. Poi ci occorreranno un paio di forbici, un righello, una matita, un bulino, detto anche dotter, questi bastoncini che finiscono con questi chiodini con una pallina. Ci occorrerà proprio la pallina sottile o medio sottile. Il corpo del nostro bigliettino, un bigliettino che io ho qui, 16x16 cm. Un laccetto, io lo userò di spago, voi utilizzate quello che avete a disposizione. Per guarnire degli strass userò anche un bottoncino rosso. Assolutamente facoltativi la fustella a rotonda angoli e dei pennarelli metallizzati. Dal cartoncino che abbiamo preparato, prendiamo nella parte finale 2 centimetri dai laterali, segniamo 2 e 2. Non tracciamo alcuna linea, ma semplicemente pieghiamo e facciamo sì che gli angoli del nostro cartoncino nella parte superiore vadano ad adagiarsi sui due punti tracciati. Quindi dal centro verso l'esterno facciamo una bella piega, così. Quello che avremo sarà una card che avrà una parte superiore leggermente più corta della parte inferiore. Qui, se avete appunto la rotonda angoli, potete già arrotondare gli angolini, solamente i due angoli superiori. Vi consiglio di fare questo lavoro solo sui due angoli superiori, ma questo è giusto il mio gusto personale. A questo punto, con una matita, tracciamo la sagoma di una sorta di renna. Allora, faccio nella parte centrale una goccia, che sarà il viso, bello largo, così. Voi non vedrete niente, ma non importa. E poi un su e giù, un andirivieni, che appunto saranno le sue corna, sempre più a salire. Ve la faccio vedere di sbiego, sperando che possiate carpirne il disegno. Non credo, non vi preoccupate, perché adesso faremo una cosa molto più interessante. Con il dotter
prendiamo un po' di colla e stendiamola in maniera pulita ed ordinata, per questo sto utilizzando il dotter, sul bigliettino. Man mano che stendete la colla, fate seguire il movimento al cordoncino. Adesso vi apparirà quindi il movimento che sto facendo fare al mio cordoncino. Voi mi direte, posso farlo con la colla a caldo? Sì, diventa un lavoro molto veloce e anche un po' pericoloso per le dita, ma tutto è possibile se state attenti. Io l'ho pensato un po' anche per i bambini, quindi preferisco farlo col bulino o con uno stuzzicadenti se non avete il bulino. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Se vi state chiedendo perché non usi la Vinavil per questo lavoro, semplicemente perché la Vinavil ci sta di più ad attaccare e quindi un nastrino più sostenuto come il cordoncino per fare queste pieghe dovrebbe essere aiutato da me che tengo pressata continuamente la forma. Invece io voglio sbrigarmi ovviamente, quindi utilizzo questo tipo di colla, ma potete usare anche la Vinavil se avete del tempo più di me da poter dedicare alla fabbricazione del bigliettino e soprattutto se state lavorando con bimbi più piccolini. Arrivati a questo punto tagliamo l'eccesso, ma non buttiamo via il laccetto, lo prendiamo, lo pieghiamo in due e facciamo un piccolo fiocchetto. Portiamo indietro i legacci e tagliamoli il più possibile, quindi sempre con un po' di colla attaccatutto o qui anche con della colla a caldo. Attacco qui sulla cima questo fiocchetto che fungerà da orecchiette. Adesso dedichiamoci proprio ai decori del faccino. Prendo degli strass neri, sì, di questa grandezza, quindi da 3 mm circa. Questi sono adesivi, ma io vi consiglio sempre di aggiungere un po' di colla e vado ad attaccarli a mo' di occhietti. Poi prendo un bottoncino sporco anche lui di colla e lo poggio qui al centro, così. Che carino! Attaccherò delle decorazioni a Rudolph e metterò appunto semplicemente degli strass rossi a mo' di palline di Natale. Prendiamo pennarello che prendo dorato, faccio i fiocchettini sopra ogni pallina, così. Qui dove scendono invece faccio anche il laccetto oltre che il fiocchetto, ripasso anche sopra il laccio, così. Che carino! Ora sono indecisa se mettere un brillantino sul nasino, vediamo come ci sta. Ma così sicuramente, quindi attacchiamo. Qui invece scriviamo, io consiglio uno stile abbastanza semplice, nordico, Buon Natale. Lo scrivo prima a matita, prendo il pennarello rosso e ripasso la scritta. Voilà, e la nostra Rudolph card è pronta per essere regalata. All'interno potete custodire il messaggio che più preferite e poi
Lei è pronta per essere regalata ai nostri simpaticissimi amici. Sarà un bellissimo bigliettino che accompagnerà i nostri stupendi regali. E allora, anche oggi con poco abbiamo creato qualcosa di davvero carino. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Buon Natale! Ma visto che carina la nostra cardina, questa, devo essere sincera, non è una mia idea. L'ho scovata andando in giro sul web, mi è piaciuta l'idea perché è molto semplice da far fare ai bambini, l'ho fatta mia e ve l'ho portata sul canale. Mi è piaciuta veramente moltissimo, non so la fonte perché l'ho vista sotto forma di immagine andando su Google, quindi l'ho vista, l'ho memorizzata, ma non ricordo esattamente la provenienza. Ma se la trovo vi prometto che la metto qua sotto. Sapete che io non ho nessun pregio nel rubare le idee degli altri, non l'ho mai fatto e mai lo farò, perché mi piace dare onore e merito a chi ha avuto delle idee carine. Io ho cambiato il colore del cartoncino, ho cambiato le decorazioni, ho modificato perché ho preso giusto l'idea, il concetto era questo ed è molto molto carino. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, regalate a Rudolfino un bel pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare qui per il prossimo video, sempre dedicato al Natale. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!